uno spettacolo multimediale fatto di musica, disegno e performance teatrale. Non son degna di Tex, la serata dedicata all'eroe dei fumetti, Tex Willer, andata in scena sabato sera alla Randolph House. Com'è disegnare Tex Willer? È bello perché innanzitutto mi piace disegnare. Quando una volta che sono seduto al tavolo mi piace disegnare. Poi comunque mi è sempre piaciuto disegnare ambienti western, indiani, cose così, eccetera, eccetera. E poi mi piace, devo dire, anche disegnare un personaggio che tanti cercano di tirarlo per la camicia, no? Anche politicamente, però in realtà è semplicemente l'amico che avresti voluto sempre, che vorresti sempre avere al tuo fianco, no? Che ripara i torti subiti di chiunque, non esiste una persona così, però questo è. Da un'idea nata per caso, una sera di alcuni anni fa, tra Giovanni Bruzzo e Mr. Puma, e il desiderio di omaggiare Gianluigi Bonelli, ha preso il via una serie di serate, in giro tra Genova e Savona, per raccontare l'amico Tex. Progetti futuri nel disegno? Nel disegno, diciamo che in questo momento Tex mi assorbe completamente. Chiede tanto, da tanto ma chiede tanto. Da tanto ma chiede tanto, sì, non riesco a fare altro. Tex, se c'è tu sulla spalla il fucile, si è rotto una sigaretta, l'accesi con una mano che non tremava, e poi come sempre, si incamminò lentamente. In direzione del Kenya. Così in the summer was on day. You were my